Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno. Sì, San Giuseppe, che bello stare nella sua casa. Oggi dobbiamo entrare con passi molto silenziosi nella casetta di Nazareth, in quella grotta, o tra quelle mura sante che noi conserviamo a Loreto. Non è necessario forse bussare, perché la porta di quella casa è sempre aperta a chi vuole incontrare Gesù, Maria, Giuseppe. Come quella volta che i pastori andarono alla grotta, non c'era la porta. Entrarono e videro Maria, Giuseppe e il bambino deposto nella mangiatoia. Giuseppe, un uomo con una vocazione strepitosa, eppure lui non dice mai una parola. È come immerso nella paternità di Dio, perché Dio Padre ha scelto proprio lui. Forse è stato sempre così silenzioso, misticamente silenzioso, come adombrato da una potenza superiore, per cui tutto il suo amore non lo poteva se non esprimere in un grande silenzio. Sì, il silenzio di Dio. Se noi dovessimo andare in ogni parte dell'universo, troveremmo un grande silenzio. Eppure Dio è presente, Dio palpita d'amore per noi, ma soprattutto Dio, il Padre, palpita d'amore, il palpito dello Spirito Santo per il suo Figlio, sapienza eterna, che poi si incarna nel grembo di Maria. E San Giuseppe deve colloquiare spesso con gli angeli, o meglio è l'angelo che parla con lui quando c'è il dubbio se dover continuare a stare con questa sua sposa toccata dallo Spirito Santo, concepito per opera dello Spirito Santo, e poi con lei fuggire in Egitto col bambino in braccio a sua madre, e forse in braccio anche a lui, e poi ritornare e prendere dimora Nazareth per l'ordine di un angelo, lo stesso angelo che lo guida. Ma è Dio che lo guida, lui obbedisce questo grande silenzio, che è un sì, come il sì della sua sposa. Ecco quindi che la Chiesa, nel presentarci San Giuseppe, pensa alla fede, pensa al re Davide. Così la prima lettura si parla del re Davide: la tua discendenza non avrà mai fine. E Giuseppe è discendente di Davide, come anche Maria, la sua sposa, è discendente della stirpe di Davide. Sono di origine regale, anche se Maria era più nobile perché discendeva anche da Gioacchino e Anna, e Gioacchino era sacerdote nel tempio, mentre di Giuseppe non sappiamo niente, che era figlio di Giacobbe, certo Giacobbe. Giuseppe, santo, purissimo, castissimo. Quali sono i titoli divini che il Signore dona a Giuseppe? Noi parliamo della Sacra Scrittura. Oggi, se dovessimo scegliere la seconda lettura, si dice che i genitori di Gesù, ma Giuseppe non era genitore perché non aveva generato nel sangue, no, solo Maria l'aveva generato virginalmente per opera dello Spirito Santo. Eppure la Sacra Scrittura dice più volte i genitori di Gesù.
E poi troviamo ancora che viene chiamato anche il padre. Tuo padre io, dirà la mamma di Gesù quando lo ritrovano dodicenne nel tempio. Tuo padre io, ma Giuseppe non era il papà nel sangue di Gesù per il sangue. No, era stato generato virginalmente. Eppure nella tradizione, nella santa libertà ebraica, tutti coloro che facevano giuridicamente funzione di padre erano padre. E di certo quando Giuseppe e Maria incinta di Gesù, bambino, poi darà alla luce Gesù proprio là nella grotta di Betlemme a Betlemme, si dovranno presentare forse con Gesù, bambino, in braccio e il suo nome sarà registrato nei registri dell'imperatore a Betlemme, il nome di Gesù, perché era loro figlio, così era nella modalità dell'impero che si presentassero là nella propria cittadina di origine dei padri, Betlemme, loro discendenti di Jesse, di Davide, eccetera. Ebbene, anche il nome di Maria, il nome di Giuseppe, il nome di Gesù furono incisi in quei registri, o poterli ritrovare, ma è necessario che noi li ritroviamo nel nostro cuore incisi. Tu lo chiamerai Gesù, dice l'angelo a Giuseppe e a Maria, tu lo chiamerai Gesù, no? Invocherai Gesù il Salvatore. Quali sono altri titoli che biblicamente si devono dare a Giuseppe, è il discendente di Davide, figlio di Davide, non temere di prendere Maria, tua sposa, è lo sposo di Maria, è un titolo biblico, è il falegname, è l'uomo giusto, tutti titoli, attributi che Dio dà al suo servo e al suo papà sulla terra, San Giuseppe. Giuseppe che parla con gli angeli, ascolta gli angeli. Giuseppe che poi nella chiesa viene visto costantemente presente, tanto che un papa così grande come il Beato Pio IX, l'8 dicembre del 1970 lo dichiara patrono universale di tutta la Chiesa. E San Giovanni Paolo II nella Redemptoris Custos dà un documento stupendo e tutti devono riferirsi a questo documento per parlare di Giuseppe. Così Papa Francesco con la Patris Corde ritorna su questo argomento della grandezza di Giuseppe. E Giovanni XXIII ha voluto che nella preghiera liturgica venisse nominato Giuseppe. E Papa Pio IX, nel dichiararlo patrono universale, dice che dopo Maria al primo posto. Non so se noi dobbiamo gareggiare con Gesù che dice più grande di Giovanni Battista non ci fu mai nessuno nato da donna, ma forse Gesù doveva e voleva escludere in questa classifica e la sua mamma e il suo padre putativo. Bella quella preghiera di San Bernardino, devotissimo di San Giuseppe. Quando dopo aver fatto una predica stupenda dicendo che Dio dà delle grazie speciali a coloro che vengono chiamati per una vocazione speciale, lui è chiamato a rappresentare Dio Padre sulla terra. Che cosa immensa nel cuore di Giuseppe. E dovremmo rallegrarci con lui, fargli complimenti, dirgli grazie per tutto l'amore che ha portato a Gesù bambino, i baci che ha dato a Gesù bambino, quando l'ha toccato mille volte, accudendo al suo corpicino quando era piccolo, lo vedeva sul petto di mamma allattata dal latte virginale della Vergine Madre. E dovremmo ringraziarlo anche per tutto l'amore che ha dato come sposo a Maria, un amore castissimo, purissimo. Non abbandonata ai sensi, ma di certo con quella tenerezza che lo sposo ha per la sposa. Chissà quante volte l'avrà guardata, l'avrà tirata sul suo petto per dargli
un bacetto da sposo. Ecco, tutto questo è santo, quando vissuto nella purezza, nella castità di Gesù, Maria e Giuseppe. Ricordati, dice San Bernardino, o beato Giuseppe, e intercedi presso il tuo figlio, ricordati di noi, o presso il tuo figlio, tu che sei padre putativo, con la tua potente preghiera, ma rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che è la madre di colui che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. È bella anche la preghiera della Chiesa che lo guarda come patrono universale, protettore dei fidanzati, dei morenti, lui che ha avuto vicino a sé, morendo, e Gesù e la Vergine, sua sposa. A te, beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa. Ecco come dobbiamo avvicinarci a Giuseppe, entrando nella sua casetta, guardando Gesù, guardando Maria e oggi stringendoci al cuore il Padre putativo del Figlio di Dio, del Figlio della Madre di Dio. Scenda per intercessione della Vergine Madre e oggi per intercessione in modo tutto particolare di San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, padre davidico, la benedizione su tutta la Chiesa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con il bacio di tutta la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Pace e bene a tutti.